Avevo detto che oggi, prima di fare un po' di laboratorio MATLAB, chiamiamolo così, volevo finire, se è possibile, un certo argomento che avevamo cominciato in questa maniera. F di Z, funzione olomorfa, quasi ovunque, della variabile complessa Z. Fissata f di z è fissata una matrice f di una matrice A. Abbiamo detto che significato ha f di A. Attenzione, rispondendo ad una domanda di un vostro collega alla fine della lezione di ieri l'altro, f di A non è una funzione della matrice A, è una matrice f di z. È una funzione della variabile scalare, però z. Va bene. F di A è una matrice, non è una funzione di matrice. Quindi è una bella matrice numerica. Sarà funzione, ma non di matrice. Va bene. Se la matrice A è funzione di un'altra variabile, ad esempio, la matrice A è una funzione del tempo. Va bene. Ad esempio, A moltiplicato T, va bene, tempo variabile. Allora, F di A diventa una matrice, a sua volta funzione del tempo, va bene, ma il che significa che, ad esempio, fissata la variabile tempo, va bene, F di A, funzione del tempo, diventa una matrice, va bene, numerica. Ci ho detto. Abbiamo definito F di A in questa maniera. Va bene? Prima abbiamo definito lo spettro di A. E abbiamo detto, prendiamo un qualunque H di lambda, polinomio in lambda, tale che assuma gli stessi valori di F di Z sullo spettro di A, che significa, ad esempio, che H di che è successo? Di lambda 1 primo autovalore deve essere uguale ad f di lambda 1 puntolini h calcolato in lambda con l ultimo valore, autovalore deve essere uguale ad f di lambda con l. Se poi prendiamo lambda 1 è autovalore multiplo e quindi è radice multipla nel polinomio minimo, va bene? Della matrice A dovrà essere che H', derivata prima rispetto a lambda, calcolato in lambda 1, deve essere uguale a F', derivata prima di F, sempre calcolata in lambda 1, puntolini, fino a che ordine di derivata, puntolini, va bene, fino all'ordine di derivata pari alla molteplicità di lambda 1 nel polinomio minimo meno 1. Ecco, questa è la definizione di f di A. Però abbiamo fatto un'osservazione che ancora non abbiamo risolto. Va bene? È ben posta questa definizione? Perché se noi prendiamo due polinomi H1 di lambda e H2 di lambda, che assumano sullo spettro di A i medesimi valori, ovvero sia entrambi soddisfino alle condizioni viste prima. Quanti sono i polinomi che assumono sullo spettro di A valore definito? Scusami, ho lasciato la mia pennina preziosissima. Ciao, grazie. Ciao. Quanti sono, dicevo, questi polinomi infiniti? Va bene. Se ne prendiamo due,
Secondo la definizione, F di A deve essere uguale ad H1 di A, e deve essere anche che F di A uguale ad H2 di A. Però queste relazioni sono, se H1 di A fosse diverso da H2 di A, ovviamente non avrebbe senso. Va bene? La definizione quindi di F di A sarebbe inconsistente, non avrebbe senso, non avrebbe. Allora la prima cosa da far vedere è che se due polinomi, qualunque essi siano, assumono il medesimo valore sullo spettro di A, allora H1 di A è uguale ad H2 di A. Infatti, costruiamo il polinomio H1 di lambda meno H2 di lambda. Questo polinomio sullo spettro di A, va bene, sarà un polinomio anche lui, e sullo spettro di A che valore assume? 0, perché H1 e H2 sullo spettro di A assumono, per ipotesi, il medesimo valore. Va bene? Il che significa che H1 di A è meno H2 di A, questo polinomio, ha per radici certamente gli autovalori della matrice A, le radici del polinomio minimo, non solo, con la stessa molteplicità, in quanto, va bene, anche le derivate prime in lambda 1 sono 0, derivata seconda, fino a quale derivata? Fino all'ordine presente nel polinomio minimo meno 1, questo è certo, perché assumono lo stesso valore sullo spettro di A. Questo significa che questa differenza, va bene, è divisibile per il polinomio minimo, è uguale a psi di lambda moltiplicato q di lambda senza resto, dove q è il quoziente, non mi importano accidenti, cosa sarà. E allora calcoliamo tutto in A. Allora avremo che H1 di A meno H2 di A uguale a Q di A moltiplicato psi di A. Ma psi di A quanto vale? Per l'ipotesi psi di lambda è polinomio minimo, e quindi psi di A è la matrice tutta nulla, e quindi viene la matrice tutta nulla, da cui è immediato vedere che H1 di A e H2 di A sono uguali. La definizione quindi è ben posta. Prima tecnica di calcolo di F di A. F di Z è sempre un qualunque funzione. Poi ovviamente a noi ci interesseranno tre funzioni al più, anzi di maggiore interesse saranno due, va bene, poi anche una terza. Le funzioni che ci interesseranno in particolare saranno una F1 di Z uguale E alla Z per T, dove T sarà una variabile tempo, F2 di Z uguale Z alla K, K intero, e una terza funzione, ma la terza funzione sarà così per, chiamiamola F3 di Z uguale Z alla meno 1. Ci interesseranno solo queste funzioni, però continuiamo a fare il discorso in maniera del tutto generale. Quindi F di Z è una qualunque funzione, può essere seno di Z, coseno di Z, seno iperbolico di Z, eccetera, eccetera, qualunque sia questa funzione, purché olomorfa quasi ovunque. Allora, ripetiamo, sia F di Z. Per calcolare F di A cosa mi basta? Ah, sia fissata la matrice A e sia psi di lambda, il polinomio minimo, che è un polinomio, sia di grado m. M ovviamente lo sappiamo, certamente minore o uguale ad n, dove n è l'ordine della matrice A. Allora, per calcolare
f di a mi basta trovare un qualunque polinomio, qualunque, che assuma sullo spettro di a gli stessi valori di f. Quanti ce ne sono? Infiniti, me ne basta uno. Però, siccome non vogliamo darci la zappa su piedi, come si suol dire, andremo in cerca del polinomio di grado minimo che soddisfa questi requisiti, di grado più basso. Di che grado sarà? Il polinomio di grado più basso che soddisfa alle condizioni imposte, cioè che assuma sullo spettro di A gli stessi valori di F di Z. Di che grado sarà? Vediamo un po' quante condizioni dobbiamo imporre. Lo sappiamo, dobbiamo imporre M condizioni, tante, quante sono il grado, va bene, di psi di lambda, un polinomio minimo. Perché per ogni autovalore dobbiamo imporre tante condizioni, quant'è l'ordine di molteplicità dell'autovalore, di quell'autovalore nel polinomio minimo, e quindi è immediato, va bene, che le numero di condizioni da imporre sono m. Di che grado sarà il polinomio di grado più basso che deve soddisfare ad m condizioni? Di che grado sarà? Un polinomio che deve soddisfare ad una condizione. Va bene, di che grado sarà? Com'è? Grado zero. Va bene. Polinomio di grado zero è una costante. Se deve soddisfare ad una condizione, vuol dire che basta porre quella costante uguale al valore, va bene, imposto da quella condizione ed è soddisfatto. Va bene. Se devo soddisfare a due condizioni, il polinomio di grado più basso che può soddisfare a due condizioni è di grado 1, e così via. Un polinomio che deve soddisfare ad m condizioni sarà di grado m meno 1, e quindi del tipo, continuiamo a chiamarlo h di lambda, uguale r0 più R1 lambda, dove R0, R1 e così via saranno i coefficienti, più, quindi delle costanti, R2 lambda quadro, più puntolini R con M meno 1 lambda alla M meno 1. D'altronde, in questo polinomio, quali sono le incognite che devo calcolare? Ebbene, per determinare il polinomio, i coefficienti R0, R1, puntolini R con M meno 1. Quanti sono questi coefficienti che devo determinare? Sono M, non M meno 1, va bene, che saranno in generale univocamente determinati dalle M condizioni che andiamo a imporre. Siamo d'accordo? Allora vediamo di scrivere queste condizioni che mi permetteranno di determinare R0, R1, R2, R con m meno 1. Cosa deve accadere? Prendiamo il primo autovalore, lambda 1. Deve accadere che h di lambda 1 deve essere uguale ad f di lambda 1. Scriviamola in maniera spaparanzata. Quindi deve accadere che r0 più R1 lambda 1 più R2 lambda 1 al quadrato più puntolini R con M meno 1 lambda 1 alla M meno 1 deve essere uguale ad F di lambda 1. Beh, questa relazione la scriviamo in questa maniera. Prendiamo il seguente vettore R0 R1 puntolini R con pedice m meno 1, che è il vettore delle incognite che vogliamo calcolare. La prima equazione la posso scrivere in questa maniera: vettore riga 1 lambda 1 lambda 1 quadro puntolini lambda 1
alla m meno 1 per questo vettore deve essere uguale, termine noto, ad f calcolato in lambda 1. Poi lambda 1 è autovalore di molteplicità maggiore di 1 nel polinomio minimo? No, allora con lambda 1 ho finito le condizioni da imporre nel punto lambda 1. Se invece, e lo farò scriverò solo per lambda 1, lambda 1 è a molteplicità maggiore di 1 nel polinomio minimo, dovremmo imporre che la derivata di h calcolato in lambda 1 uguale alla derivata di f calcolato in lambda 1. Quindi dovremmo scrivere derivata prima, dovremmo scrivere un'altra relazione in cui il termine noto sarà f' derivata prima calcolato in lambda 1. Ma basta farci i conti, dobbiamo derivare h di lambda rispetto a lambda e calcolare tale derivata in lambda 1. Allora la derivata è r0 sparisce e quindi 0 moltiplicato r0. La seconda riga sarà corrispondente alla seconda equazione. R1 viene moltiplicato, derivata, per 1, e quindi 1. R2 viene moltiplicato per, cioè R2, sì, R2 viene moltiplicato per 2 lambda 1, puntolini, poi 3 lambda 1 quadro e così via. L'ultimo sarà m meno 1 lambda 1 alla m meno 2. Ora non proseguo più, ma è abbastanza ovvio e diventa un pure brutale facchinaggio algebrico. Va bene. Se lambda 1 fosse ad esempio con molteplicità 3 sul polinomio minimo, dovrei scrivere un'altra relazione, quella dell'uguaglianza delle derivate seconde. E allora qui ci metterei f secondo di lambda 1, termine noto, e qui ci metterei 0, 0, 2, e poi 2 per 3, eccetera, eccetera, va bene, fino all'ultimo valore. Farsi le derivate e guardare i coefficienti del polinomio è banale. Allora, finito il lavoro per lambda 1, cominciamo quello per lambda 2, quindi 1 lambda 2 quadro puntolini, lambda 2 alla m meno 1 deve essere uguale ad f di lambda 2 e così via. Cosa ottengo? Ottengo m equazioni nelle incognite r0, lineari nelle incognite r0, r1, puntolini r con m meno 1. Questa diventa una matrice quadrata di ordine m per m e non dimostro, ma è sempre vero, che se l'ho scritta in relazione ad un polinomio minimo della matrice A, al polinomio minimo della matrice A, detta matrice è sempre non singolare. Ora faremo un esempio banalissimo, da cui ovviamente posso calcolare R0, R1, R con M meno 1 come inversa di questa matrice che moltiplica questo vettore dei termini noti. Esempio, e facciamo un esempio banalissimo, va bene, calcolo del polinomio, attenzione,
Questo polinomio si chiama polinomio interpolante di grado minimo. Perché interpolante? Perché interpola valori fissati, f di lambda 1, f di lambda 2, eccetera, i valori che assume la f sullo spettro di A. Allora, esempio, diamo la matrice A uguale, la devo costruire, scusate un istante. Zero, uno, zero, 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 uno, due, uno, meno due. Si vuole calcolare seno di A. La matrice seno di A. Allora, primo calcolo degli autovalori, quindi polinomio caratteristico, P di lambda, lo scrivo subito direttamente, è questo, lambda cubo più 2 lambda quadro meno lambda meno 2, se qualcuno non ne fosse convinto perché non conosce una matrice di questo tipo, va bene, si faccia i conti. Pure brutale facchinaggio algebrico, determinante di lambda i meno a uguale a 0, e vengono fuori i seguenti autovalori: lambda 1 uguale a 1, lambda 2 uguale a meno 1, lambda 3 uguale a meno 2, questi sono gli autovalori. Oh, il polinomio minimo come sarà in questo caso? Visto che tutti gli autovalori sono distinti, siamo certi che il polinomio minimo è uguale al polinomio caratteristico. E quindi ogni autovalore è radice del polinomio minimo una volta soltanto. Molteplicità nel polinomio minimo, sempre 1. E allora lo spettro della matrice A da cosa sarà composto? Da lambda 1, lambda 2, lambda 3 in questo caso. Non c'è nessuna derivata. E allora dobbiamo far sì che di trovare un polinomio che assuma sullo spettro di A i medesimi valori della funzione di matrice che stiamo calcolando, quindi del seno. Il polinomio di che grado? Polinomio di grado minimo interpolante sarà di grado 2. Quindi polinomio interpolante, chiamiamolo H di lambda, mi raccomando da non confondere col polinomio minimo, non c'entra niente ovviamente. H di lambda uguale ad R0 più R1 lambda più R2 lambda quadro, e scriveremo le seguenti relazioni: matrice per vettore delle incognite che sto cercando R1 R2 uguale vettore dei termini noti. Allora, la prima relazione che devo scrivere mi dice che deve essere che H di lambda 1, calcolato in lambda 1, cioè in 1, deve essere uguale ad F di lambda 1, quindi seno di 1. E quindi R0 va moltiplicato per 1, R1 va moltiplicato per R1 moltiplicato 1. Le scrivo lambda 1, dopodiché ci metteremo i numeri. 1, lambda 1 e qui lambda 1 quadro. In questo caso, se l'autovalore lambda 1 è 1, la prima riga sarebbe 1, 1, 1. Però la voglio continuare a scrivere così. Uguale a che cosa?
a seno di lambda 1. Basta, su lambda 1 non dobbiamo imporre altre condizioni. Su lambda 2, che sarà meno 1, 1, lambda 2 quadro, seno di lambda 2, 1, lambda 3 quadro, uguale seno di lambda 3. Perché ho voluto fare questo esempio? Per far vedere che questa matrice qui è una matrice ben nota. Quando gli autovalori, quando non gli autovalori sono tutti distinti, quando la molteplicità di tutti gli autovalori nel polinomio minimo è 1. Che razza di matrice viene fuori? Com'è questa matrice? Come si chiama? In cui la prima riga sono le potenze di un certo valore, a partire dalla potenza di ordine 0 che è 1. La seconda riga sono la successione delle potenze di altro valore e così via. Va bene, questa matrice è la cosiddetta matrice di Van der Monde, che è certamente non singolare se lambda 1, lambda 2 puntolini sono tutti diversi. Perché, se l'avete visto, se non l'avete visto lo dico io, ovviamente senza dimostrazioni, il determinante di una matrice di Van der Monde è uguale alla produttoria di tutte le possibili differenze tra i valori di cui le diverse righe sono le potenze successive. Ad esempio, il determinante di questa matrice sarebbe lambda 1 meno lambda 2, che moltiplica lambda 1 meno lambda 3, che moltiplica lambda 2 meno lambda 3. Ovviamente l'ordine in cui io faccio il conto, perché non posso invertire questi prodotti, se no cambia il segno, ovviamente. Parto da lambda 1, faccio il lambda 1, quello della prima riga, meno quello della seconda, che moltiplica meno quello della terza, e poi il valore che genera la seconda riga meno il valore che genera la terza. Questo è il determinante, ed è chiaro che se lambda 1, lambda 2, lambda 3 sono tutti diversi, questo determinante è certamente diverso da zero. Si potrebbe dimostrare, ma non lo faccio, che anche se ci sono relazioni che coinvolgono le derivate, la matrice che ne risulta è certamente sempre non singolare. Ma non lo faccio. Vogliamo calcolare il seno di A, allora, già che ci siamo? C'è un calcolo da fare che è il seguente. Matrice 1, lambda 1 abbiamo detto uguale a 1, 1, 1, 1, meno 1, 1, perché lambda 2 è meno 1, 1, meno 2, 4, che moltiplica R0, R1, R2, uguale, termine noto, seno di 1, seno di meno 1, seno di meno 2. Attenzione, questa parte qui, fissata la matrice A, questa parte qui non dipende dalla funzione che voglio calcolare. Sempre la stessa. Ciò che dipende dalla funzione che voglio calcolare è il vettore dei termini noti. Ci voglio calcolare il seno, sarà seno di 1, seno di meno 1, seno di meno 2 per questa matrice. Se voglio calcolare il seno iperbolico, sarà seno iperbolico di 1, eccetera, eccetera, e così via. Se voglio calcolare, attenzione, E alla A per T, che è una matrice, funzione del tempo, non è una funzione di matrice. Diventerà una matrice funzione del tempo. Qui cosa ci devo mettere? E alla 1 per t, e alla meno 1 per t, e alla meno 2 per t.
verranno fuori R0, R1, R2 che saranno delle funzioni del tempo. E una volta calcolato R0, R1, R2, allora E alla AT risulterà, andiamo ad E alla AT, non al seno, risulterà uguale ad R0 che sarà funzione del tempo, che moltiplica, devo calcolare, attenzione, H calcolato in A, e quindi R0 per matrice identica, A alla 0. E alla t uguale ad R0 che sarà funzione di t per la matrice identica più R1 che sarà funzione di t per A più R2 che sarà a sua volta funzione di t per A quadro, e questo è brutalmente facchinaggio algebrico. Perché R0, R1, R2 le calcolo da queste relazioni? Mi basta invertire questa matrice, non c'ho voglia di farlo. Ovviamente, ma è conto. Punto. Allora, la prima tecnica di calcolo di una funzione di A, matrice A è matrice, è la cosiddetta tecnica del polinomio interpolante. Oh, attenzione, il polinomio interpolante di grado minimo è unico, mentre nulla mi vieta, ma mi do la ciappa su piedi, di cercare un polinomio interpolante di grado superiore. Se il polinomio che cerco è di grado superiore, se volessi cercarlo, ovviamente non lo fa mai nessuno, se no si chiamano i soliti infermieri. Va bene. ma se volessi calcolare un polinomio interpolante di grado superiore, allora io devo sempre imporre m condizioni pari al grado del polinomio minimo, però tra quante? Tra quante incognite? Va bene, un numero di incognite maggiore di m, non più R0, R1, Rm-1, ma R0, R1, eccetera, eccetera. Va bene, ottenendo un sistema di m equazioni lineari, un numero di incognite superiore. Va bene? È chiaro che di soluzioni ce ne sono infinite, va bene, per cui qualunque di questi polinomi mi darà, al solito, va bene, la stessa f di a, va bene, ma nessuno si dà la zappa su piedi. Seconda tecnica di calcolo di f di a. Prima osservazione, sia A siano A e B due matrici tra loro simili. Due Allora, polinomio caratteristico, questione decisamente banale, polinomio caratteristico e polinomio minimo sono due polinomi invarianti rispetto a una trasformazione di similitudine, che significa che se A e B sono simili fra loro, A e B hanno lo stesso polinomio caratteristico e lo stesso polinomio, minimo. Infatti, polinomio caratteristico è il determinante di lambda i meno a per la matrice A, ma b è uguale a t per a per t alla meno 1 se t consente la matrice che ha il passaggio da a a b. Se esprimo B in funzione di A, viene questo. Viene. Allora, uguale a determinante di lambda, o se volete meglio ancora, A uguale a T alla meno 1, no, B è T alla meno 1 A per T, A uguale a T per B per T alla meno 1, scusate l'imprecisione. Allora,
uguale a determinante di lambda, e possiamo scrivere così, t i t alla meno 1, tanto è sempre matrice identica, meno a, che scrivo t b t alla meno 1, uguale determinante di, raccolgo, t a sinistra e t alla meno 1 a destra, e dentro ci rimane lambda i meno b. Ma il determinante di un prodotto di matrici quadrate, teorema di Binet, è uguale al prodotto dei determinanti, e quindi uguale a determinante di t per determinante di lambda i meno b per determinante di t alla meno 1. E siccome per il calcolo degli autovalori devo uguagliare a 0, questi e questi sono due costanti diverse da 0, e quindi gli autovalori sono gli stessi. Che significa che il polinomio caratteristico, va bene, dovendo avere le stesse radici, va bene, è lo stesso. Stesso discorso per il polinomio minimo, cambia niente. Allora, se ciò è vero, e voglio calcolare una f di a, e a abbia il seguente polinomio interpolante. Polinomio interpolante di grado minimo, va bene, che è definito dalla matrice A, perché è definito dallo spettro di A, anche dalla funzione, perché è presente nei termini noti, ma sia di f di A, r0 più r1 lambda più puntolini r con m meno 1 lambda alla m meno 1, il polinomio interpolante. Allora, f di A è uguale ad R0 per I più R1 per A più puntolini R con M-1 per A alla M-1. Ma se A e B sono due matrici simili, vuol dire che A è uguale a T per B per T alla meno 1. Siamo d'accordo? Allora, se al posto di A qui ci metto T per B per T alla meno 1, è immediato rendersi conto. Siccome in generale A alla I sarà uguale ad A moltiplicato per se stesso I volte, ma quando lo moltiplico per se stesso I volte, all'interno ci sono sempre prodotti. Va bene, t alla meno 1 per t, t alla meno 1 per t, che sono matrici identiche, spariscono. A alla i ancora t per b alla i per t alla meno 1. Da cui, tenendo conto di questo, questo polinomio diventa t che moltiplica r0i più r1b più puntolini R con M meno 1 per B alla M meno 1 chiuso per T alla meno 1. E questa roba qui dentro che cos'è? Le matrici A e B hanno lo stesso polinomio minimo. E quindi, se hanno lo stesso polinomio minimo, il polinomio interpolante della matrice A relativa ad una certa funzione è uguale al polinomio interpolante della matrice B relativa alla medesima funzione che sto cercando. E quindi questo non è altro che la mia F di B.
la F che sto cercando, calcolata in B, non calcolata in A. Da cui il risultato generalissimo è il seguente, ora lo applicheremo, F di A uguale a T F di B per T alla meno 1. Allora, questo ci permette di dire una cosina di questo tipo. Se ho una matrice A e sto cercando F di A, c'è una matrice simile ad A che può essere utile per fare un conto più semplice? Punto interrogativo, sì. Noi prenderemo matrice simile ad A, la sua forma di Jordan, che si ottiene da A, ecco questo è il punto noioso, mediante opportuna matrice di trasformazione per similitudine, che è la matrice costituita dalle catene di Jordan opportunamente affiancate, come abbiamo visto. E vale quindi A uguale ad U con U significato per iota per U alla meno 1. E allora vale la seguente relazione. F di iota uguale ad U, F di A, scusate, uguale ad U per F di iota per U alla meno 1. E allora per calcolare F di A ci basta A, calcolare ci basta per modo di dire, ovviamente, perché calcolare le catene di Jordan, quindi la matrice U, cosa che è noiosetta, va bene, e poi saper calcolare F di iota, dove iota è la seguente, una matrice della seguente forma, del tipo diagonale a blocchi, per diagonali per blocchi quadrati, ovviamente, in cui ciascun blocco sarà un blocco di Jordan associati ai diversi autovalori. A un autovalore ci potrà essere più di un blocco di Jordan associato, per vedere quante sono le catene di Jordan. Ad ogni catena di Jordan corrisponde un blocco. No, abbiamo ancora qualche minuto prima di... Allora, vediamo come si può calcolare F di iota. Ovviamente la matrice A e la funzione F avrà un certo polinomio interpolante e sarà R0 più R1 lambda più puntolini R con M-1 lambda alla M-1. E questo polinomio interpolante è anche il polinomio interpolante della matrice iota, perché è simile ad A, ovviamente. E allora F di iota uguale ad R0 più R1 iota più puntolini R con M-1 iota alla M-1. Ma iota è una matrice diagonale a blocchi. Quando faccio una sua qualunque potenza, cosa viene? Ancora una matrice diagonale a blocchi, dove al posto di ogni blocco c'è quella potenza del blocco originario, e quindi iota al cubo, ad esempio, qui ci sarà iota 1 al cubo, qui ci sarà iota 2 al cubo, puntolini. Siamo d'accordo? Allora, basterà saper calcolare, da questo punto di vista, quindi, le diverse potenze di un blocco di Jordan singolo, e cercate di seguirmi perché qui farò... e
poiché il polinomio minimo di un singolo blocco di Jordan è certamente un divisore del polinomio minimo di tutta la matrice, allora succede che se io calcolo, scrivo con psi di iota il polinomio minimo relativo al primo blocco di Jordan, ad esempio, e con psi di lambda, va bene, il polinomio minimo relativo a tutto, va bene, la matrice, allora sarà certamente vero che psi con pedice iota di iota 1 è uguale a psi di tutto lo iota, il che significa che per calcolare alla fine f di iota, iota 1, di soltanto di questo sottoblocco, va bene, basta che calcoli il polinomio interpolante del solo blocco iota 1, che sarà un divisore di tutto il polinomio caratteristico, e con detto polinomio interpolante calcolo f di iota 1. Allora, e poi chiudiamo, mi basta quindi esaminare un blocco di Jordan che sarà del tipo lambda, 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 1, 1, 1 e poi tutto 0. Chiamiamolo lambda 1. Qual è il suo polinomio minimo di lui? Non di tutta la matrice. Questo è generato da una catena di Jordan, va bene? Da una catena di Jordan associata a lambda 1, va bene? Di ordine m per m. Prima ho indicato m, ora indico. E quindi il polinomio minimo, la catena è lunga m, e quindi il polinomio minimo di questa matrice è lambda men lambda 1 alla m. Il polinomio interpolante, quindi, di che grado sarà? Di grado m-1. E sarà del tipo polinomio interpolante h di lambda, ovviamente è fissata la f, la funzione che vogliamo calcolare, h di lambda sarà uguale, scrivo r tilde 0 più r tilde 1 per lambda più r tilde con pedice m-1 per lambda alla m-1. Ma nulla vieta, ci mancherebbe altro, di scrivere questo polinomio interpolante. Ah, guardate, il polinomio interpolante si indica con R di lambda, ovviamente, e non con H di lambda. Ma nulla vieta di scrivere questo polinomio nella seguente forma. Cambieranno i coefficienti, però nulla vieta di scriverlo così. R0 più R1 per lambda men lambda 1, dove lambda 1 è l'autovalore cui è associato il blocco di Jordan, più R2 per lambda men lambda 1 al quadrato, più puntolini R con M meno 1 per lambda men lambda 1 alla M meno 1. Nulla vieta di scriverlo in questa maniera. Ovviamente, se sviluppo questo e faccio l'uguaglianza dei coefficienti, mi viene fuori. Cosa devo imporre per calcolare ora questi coefficienti? Che R di lambda 1 uguale ad F di lambda 1, R' di lambda 1 uguale F' di lambda 1,
puntolini, R con derivata di ordine m-1 uguale a F con derivata e derivata di ordine m-1 in lambda 1. Allora, vediamo di applicare queste condizioni al nostro polinomio interpolante. La prima condizione: R calcolato in lambda 1. Se lo calcolo in lambda 1, lambda uguale a lambda 1, cosa rimane? Tutti i termini vanno a 0, perché sono lambda meno lambda 1, lambda meno lambda 1 al quadrato. Quando calcolo il tutto in lambda 1 viene 0, e quindi il coefficiente R0 uguale alla funzione F in lambda 1. Poi, l'altra, derivata prima. La derivata prima di R di lambda, che cos'è? Oh, qui ci mettiamo davanti uno 0 fattoriale, ce lo posso sempre mettere. Va bene. La derivata prima di R di lambda è R1 più 2R2 per lambda meno lambda 1, eccetera. E quindi calcolato in lambda 1 mi dà 1 fattoriale per R1, che deve essere uguale alla derivata prima in lambda 1. È abbastanza ovvio che, proseguendo sulla derivata seconda, otterremo 2 fattoriale per R2 uguale a derivata seconda di F in lambda 1 fino a m-1 fattoriale R con m-1 uguale alla derivata di ordine m-1 calcolata in lambda 1. E quindi, a questo punto, F di iota uguale ad R0 per matrice identica, ma R0 è 1 su 0 fattoriale, continuo a portarmelo dietro, per F di lambda 1 per matrice identica, più R1 per lambda meno lambda 1. E quindi, quando al posto di lambda ci metto A, ci metto iota, R1 che moltiplica iota meno lambda 1i. Che razza di matrice è iota meno lambda 1i? Pensiamoci sopra un istante. Iota è la matrice, il blocco di Jordan. Se ci tolgo lambda 1i, vuol dire che pongo gli elementi diagonali, gli elementi della diagonale uguale a 0, e allora otteniamo la seguente matrice: 0 lungo la diagonale, poi tutto 0, va bene, e semplicemente 1 qui, matrice che chiamiamo con H grande, la matrice che ha tutta 0, escluso degli uni lungo la diagonale immediatamente superiore. È una matrice i cui autovalori sono tutti nulli, che vuol dire che è una matrice nilpotente, come si suol dire, e anzi, di che proprietà gode questa matrice H, questa qui? Che se faccio H al quadrato, cosa succede? Farci i conti eventualmente, va bene, che questa sottodiagonale di 1, va bene, si sposta verso l'alto di un punto, diventa la seguente: 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e così via. H al cubo, ancora quella diagonale si sposta di un punto. Fino a quando? Fino a che non arriva una certa potenza che è pari all'ordine della matrice H, meno 1, in cui questi uni si sono spostati verso l'alto via via, va bene, e quindi ci sarà alla fine un 1
in cima a destra, uno soltanto. E se aumento ancora la potenza, h elevato a un esponente pari all'ordine della matrice, questa diventa tutta nulla. Ricordo che una matrice nilpotente avente tutti i valori, gli autovalori nulli, quindi, va bene, è una matrice che elevata a opportuna potenza, minore o uguale all'ordine della matrice, certamente minore o tutt'al più uguale all'ordine della matrice, diventa la matrice tutta nulla. E allora finiamo, va bene, e poi faremo qualche esercizio, no? F di iota uguale F di lambda 1 su 0 fattoriale più derivata prima calcolata in lambda 1 su 1 fattoriale, che sarebbe R1, per H più derivata seconda calcolata in lambda 1 su 2 fattoriale per H quadro più puntolini. E attenzione, arriviamo quindi alla seguente matrice: F di iota uguale sommare tutte queste matrici, ricordando che H è una matrice che ha gli uni su H quadro, quella che ha degli uni sopra la diagonale immediatamente successiva, ne risulta la seguente matrice, da ricordare a memoria questa: F di lambda 1 lungo la diagonale 0, qui sotto tutto 0, è una matrice di forma triangolare superiore. Lungo la diagonale immediatamente superiore ci sarà 1 su 1 fattoriale F primo di lambda 1, che si ripete lungo questa diagonale. Lungo la diagonale immediatamente superiore ancora, qui ci sarà F secondo di lambda 1 su 2 fattoriale, che si ripeterà lungo tutta la sua la diagonale che prende posto relativa a quel posto. L'ultimo poverino singolo quassù in cima, va bene, se M è l'ordine della forma di Jordan che prendiamo in esame, sarà 1 su M meno 1 fattoriale derivata di ordine M meno 1 calcolata in lambda 1. Punto. Morale, procedura. Vogliamo calcolare una funzione della matrice A. Primo, portare A in forma di Jordan, quindi calcolare U e ovviamente U alla meno 1. Secondo, scrivere a memoria, va bene, la F di iota, che sarà composta di blocchi di questo tipo, associati ovviamente ai diversi autovalori, se ogni autovalore. Se la matrice ha blocchi di Jordan tutti di dimensione 1, e vabbè, vorrà dire che F di iota sarà una matrice diagonale, va bene, perché se i blocchi di Jordan sono di dimensione 1, iota è una matrice diagonale. Si dice che la matrice è diagonalizzabile per similitudine. Però se ci sono dei blocchi di Jordan, F di iota diventa una cosa di questo tipo. Faremo qualche esercizio, però per ora chiudiamo un istante e facciamo 5 minuti di intervallo doveroso.